Corri, corri, oh, corri, corri, oh. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come state? Lo so, sono in ritardo, sono già le 11:30, ma oggi è giornata frenetica perché il venerdì, come sapete, è venerdì, giorno di sciopero dei tram, treni, perché loro il venerdì scioperano, perché vuoi lavorare il venerdì, vuoi lavorare. Ma che sei matto? Sei matto? Ma io sono contento perché voi scioperate e io lavoro. Continuate così, mi raccomando, tutti i venerdì. Anche se volete fare giovedì, fate il ponte. Fate mercoledì, fate il ponte. Proprio il giovedì lo attaccate e fate proprio un ponte. Fate proprio un bel ponticello. Che belli che siete. Poi se scioperiamo noi un giorno, cazzo, si alza subbuglio popolare. Anzi, quando arriviamo in ritardo di due... Il taxi, tu lo chiami e deve essere là. E sabato sera non sono riuscito a prendere il taxi. È arrivato dopo mezz'ora. Capito? Ma hai provato ad andare al pronto soccorso con un braccio rotto? Sei stato 3 ore, 4 ore in pronto soccorso? Hai capito che il taxi arriva in ritardo 10 minuti? Hai provato a chiamare un elettricista sabato sera? Hai provato a chiamare un parrucchiere sabato sera? No, non so. Sembra che sabato sera mancano i taxi. Manca tutto sabato sera, pezzi di cretini. Comunque, lasciamo perdere, ma che qua si apre un mondo di discussioni extra calcio che probabilmente manco vi interessano. Parliamo di calcio. Intervista a Sandrino Vecchio Cuore. Mi piacciono queste interviste che stanno facendo a Dubai, eh? Mi piace che sono lì. Tanto stavo riflettendo, guardandoli. Cazzo, quelli stanno lì al caldo. Io sto qua che la mattina c'ho il ghiaccio nelle vene. Devo trovare il modo di farmi 3-4 mesi non a Milano. Almeno da novembre a febbraio mi piacerebbe andare in qualche posto caldo, così evitare l'inverno, ecco, mi piacerebbe. Magari se vi iscrivete al canale un giorno divento uno youtuber decente, magari voi mi direte, tu dai qualità e avete ragione anche voi, ma finché lavoro diventa difficile. Comunque, l'intervista di Sandrino Vecchio Cuore mi ha colpito soprattutto una cosa, che troverete ovviamente nel titolo, ed è il discorso di Kinderino Fantasmino De Catelar. Allora, partiamo dal presupposto che io ovviamente, che sono un canale scherzoso, sono un canale dove in teoria mi guardate per farvi pure due risate, perché se no vi guardavate su e per le gatti se volevate notizie senza ridere, no? In teoria guardate me anche per farvi due risate, quindi lo chiamo Kinderino Fantasmino per farci anche due risate. Ma sapete che io dal primo giorno ho sempre detto che io ci credo nel ragazzo perché c'ha qualità. Quindi non è che se lo chiamo Kinderino, un po' come chiamavo Capigliatura Tonali, cioè non è che non vedo le qualità ci sono, no? La cosa che mi ha colpito, intervista Ibra e parla di De Catelar. E dice Ibra, cioè lo mette tra quelli più qualità della rosa. Cioè lui parla di Leao sopra tutti, Teo subito dietro Leao e poi parla di Kinderino. Quindi lo stesso Tonali. No, il ragazzo è forte, è solo un problema mentale, ci sono passato anch'io. Questo cosa significa? Che la squadra, a parte l'attaccamento della squadra, ai compagni, che c'è gruppo, che ci vogliamo bene, che stiamo bene insieme, giusto per citare qualcuno, no? Tra l'altro oggi compleanno del nostro Milan, tanti auguri, 123 anni di Milan. Madonna mia come siamo belli! Detto questo, a parte l'attaccamento, questo significa che i giocatori che vivono insieme, che fanno gli allenamenti insieme, lo vedono. Che questo è forte, c'ha qualità, è forte. Se no non continuerebbero a dirlo, no? Vedi che continuano a dirlo? Non è successo così. Per esempio di Origi non parla nessuno. Sì, è bravino, ma non ne parla nessuno. Per esempio di altri, magari a meno che non glielo chiedi, proprio specifico, voi mi direte, ma di De Catelar glielo chiedono. Sì, però lo sento che ne parlano. Ne parlano in maniera diversa, quindi io ci voglio credere in questo De Catelar e speriamo che prima o poi si sblocchi e metta a tacere tutte le male lingue. Noi lo aspettiamo.
Kinderino, ti aspettiamo. Nel frattempo che ti aspettiamo, giocherà ancora Dli. Oggi c'è l'amichevole, no? Milan Liverpool. Giocherà ancora Dli. Tanto Origi ovviamente non gioca, gioca Lazio. Vabbè. Non dico più niente, Meglio che guardo Lazio, ci va che è meglio. Non dico più niente, perché sennò veramente poi ho fatto già il video ieri, Giroud, vedi di tornare presto. Oggi c'è l'amichevole, tra l'altro ho lezione di padel dalle 4 alle 5, quindi mi perderò la prima mezz'ora. Va bene, poi la guardo. E giocherà ancora Dli. Quindi, sai, due partite di fila iniziano a essere importanti. Cioè, secondo me anche Pioli vuole capire. Lo sta facendo giocare per capire. Ma questo io lo posso far giocare adesso in inverno, o meglio che lo spediamo a fare il musicista in qualche rock band? Cioè, cosa dobbiamo fare con questa Dli? La seconda partita, dovesse giocare anche la terza, inizia a candidarsi per Salerno. Cioè, tra l'altro mi sembra che Brahim c'è, non ha fatto il mondiale, e nonostante questo gioca Dli. Pensiamoci, ragazzi, se lo fa giocare vuol dire che gli vuole dare fiducia. Tra l'altro dei trequartisti che abbiamo è il più tra virgolette centrocampista, perché Brahim non è centrocampista, De Ketelaere men che meno. Mi sono stirato, mi fa male il polpaccio, mi sa che ieri mi sono stirato, però contratturina. Comunque mi fa male il polpaccio, colpa di Ballo Touré. Detto questo, mi avete fatto perdere, mannaggia la miseria. Detto questo, Adli è il più centrocampista. Sì, c'è Krunic, ma parliamo di giocatori con qualità per fare i trequartisti, non di centrocampista. Perché Adli era una mezzala, e quindi forse dei tre, in teoria, nella teoria, è il più adatto a fare quel ruolo per come lo vede Pioli. Per questo è strano che non abbia praticamente mai giocato. Perché in teoria è il più adatto. Cioè, a volte io ho sentito dire, ragazzi, le ultime partite, non scherziamo, c'è gente che se lo dimentica, ma le ultime partite si sentiva parlare di probabile Vranks trequartista da provare. Vranks trequartista, cioè le ultime partite si sentiva questo, e non ditemi che non è vero, mi sa che l'ha pure provato in qualche allenamento. Quindi adesso va bene tutto, però cioè come far fare il trequartista Gattuso, cioè non esageriamo. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ci sentiamo ovviamente post partita e fate i bravi, ok? Ciao Balli Touré, voi siete tutti dei Balli Touré. Ciao.